Buongiorno a tutti, aspettiamo qualche minuto prima che accedano tutti gli ospiti, prima di cominciare. Benvenuti, per molti di voi forse è la prima volta che partecipate a un webinar tramite questa piattaforma Adobe Connect. Se cortesemente nella chat mi scrivete se mi sentite e se state avendo difficoltà a visualizzare la presentazione, così che abbiamo un'idea. La giornata di oggi, il webinar di oggi, come sapete, dura 2 ore. Normalmente i nostri webinar durano un'ora e mezza, ma questo è leggermente più lungo perché vorremmo provare a fare un esperimento, e cioè oltre a fare il classico webinar informativo, vorremmo anche che da parte vostra ci fosse poi un momento di partecipazione. Infatti, la giornata di oggi, cosa pensano i giovani italiani delle opportunità di mobilità e di partecipazione europee, ha una parte informativa in cui vi forniremo delle informazioni utili su come si può trovare lavoro in Europa e principalmente quali sono gli strumenti che i giovani hanno per poter partecipare alle opportunità dell'Unione Europea. E poi questo primo momento sarà seguito da un secondo momento più partecipativo in cui tutti i partecipanti saranno suddivisi in 4 gruppi di lavoro e si avvieranno quindi delle discussioni su degli argomenti che poi vi introdurranno in moderatori dei 4 gruppi di lavoro. Ora quello che vorrei fare è presentarvi un attimo il partenariato di questa iniziativa. Questo webinar è organizzato congiuntamente da un partenariato di Europe Direct e quindi abbiamo lo Europe Direct della Basilicata, lo Europe Direct dell'Università di Siena, lo Europe Direct Pugliese, quindi BAT, lo Europe Direct del Consorzio Universitario di Trapani e poi chiaramente abbiamo lo Europe Direct Roma Innovazione, che sarebbe questo che ho presso il Forum SPA. Quindi chiedo cortesemente a tutti i colleghi dei differenti Europe Direct di apparire in video per una veloce presentazione. In più oggi abbiamo avuto il supporto di un'associazione di giovani che si chiama Europiamo, che saranno poi i giovani che lavoreranno come moderatori all'interno dei gruppi di lavoro che ci saranno alla fine del webinar. Quindi abbiamo in video i vari coordinatori o esponenti dei vari Europe Direct. Quindi abbiamo Viviana Sacchetti, che mi pare sia Europe Direct Roma 3, Marta Ferrantelli, che è dello Europe Direct Trapani, Claudio Di Maio, che è dell'Università Roma 3 di Roma, Antonino Imbesi, che è in duplice veste sia di partner ma anche di relatore della giornata, che è dello Europe Direct Basilicata, e poi abbiamo Loredana Carbone, del Europe Direct BAT, che sarebbe Bari, me lo ricordi Loredana? Barletta Bari? Andrea Trani. Ecco, Barletta Andrea Trani. E quindi questo è il partenariato che ha unito le forze per poter lavorare su questa giornata. Vi diamo ancora qualche informazione, quindi ho dato così qualche cenno su come si svolgerà la giornata di oggi. Volevo ora brevemente ringraziare sia di Europe Direct partner dell'iniziativa, ma anche i nostri relatori. Infatti oggi avremo, diciamo, come discorso introduttivo il presidente Ramon Maggi della rete Eurodesk, che ci parlerà di quali sono le opportunità per i giovani nell'attuale periodo di programmazione. Seguirà una presentazione dell'avvocato Manna, che invece ci parlerà delle opportunità riservate ai giovani sempre nell'attuale periodo di programmazione in tema di mobilità lavorativa. In particolare ci presenterà il programma Eures Targeting Mobility Scheme. E poi invece avremo un ultimo intervento di Antonino Imbesi del Centro Europe Direct della Basilicata, che ci illustrerà alcune opportunità di tirocinio e di formazione che sono attualmente disponibili presso il loro centro Europe Direct. Prima di andare avanti, volevo chiedere ai partner dell'iniziativa, volete aggiungere qualcosa
a quello che sto dicendo? Ho dimenticato qualcosa? C'è qualche precisazione che vorreste fare? Come si suol dire, ora o mai più. In più, perché abbiamo deciso di organizzare questo evento partecipato? Ecco, si è collegata ora con noi anche Angelita Campriani, che è dello Europe Direct dell'Università di Siena, con il quale tra l'altro abbiamo già organizzato moltissime altre iniziative. Perché abbiamo voluto organizzare questo evento in maniera partecipata? Perché in realtà tutto quello che emergerà dai vostri contributi verrà inserito all'interno della piattaforma della Conferenza sul futuro dell'Europa, che è questa piattaforma creata dalla Commissione europea, disponibile in tutte le lingue dell'Unione europea, di diciamo partecipazione democratica, dove i cittadini possono esprimere la loro opinione in merito a diversi argomenti che sono stati selezionati come argomenti chiave per quello che è il futuro sviluppo dell'Unione europea. Quindi i contributi dei vostri lavori in gruppo saranno inseriti all'interno di questa piattaforma nella forma di un report che noi redigeremo nei prossimi giorni. Saranno inseriti all'interno della piattaforma e quindi saranno anche tradotti in tutte le lingue ufficiali dell'Unione Europea, così che anche altri paesi possano vedere che cosa abbiate detto. E poi serviranno alla Commissione Europea un po' per organizzare quelle che sono, diciamo, i lavori nel prossimo periodo di programmazione. Gli argomenti, come vedete, che sono inseriti all'interno della piattaforma del futuro dell'Europa sono tanti: cambiamento climatico, salute. Chiaramente noi oggi andremo a dare un contributo all'interno del settore istruzione, cultura, gioventù e sport. Ancora, vi ricordiamo la nostra pagina web che è europa.formez.it, dove potete trovare tutta una serie di servizi, tra cui una newsletter, le banche dati sui finanziamenti diretti, quindi uno scadenzario dei bandi, ma avete anche la possibilità di consultare uno scadenzario eventi. Nello scadenzario bandi, tra l'altro, inseriamo alcune delle opportunità che ci sono per i giovani, diciamo, cofinanziate dall'Unione Europea. In più abbiamo, come sempre, un account social che in questo caso è Twitter e anche un canale YouTube dove tra l'altro potete trovare anche tutte le registrazioni dei webinar che abbiamo organizzato nel corso degli anni. Come sempre abbiamo uno sportello informativo che in tempo di Covid è stato attivato a distanza, quindi se avete bisogno di informazioni ci potete contattare, vi mandiamo un link e voi poi ci possiamo incontrare online. Abbiamo come sempre un call center e abbiamo anche altri focus web di riferimento, uno dedicato interamente ai finanziamenti diretti, che è programmicomunitari.formez.it, uno dedicato all'innovazione digitale, che è igov.formez.it, ed uno dedicato alla formazione, che è formazione.formez.it. Questi servizi che noi offriamo come Europe Direct di Roma Innovazione chiaramente vengono offerti anche dagli altri Europe Direct che vedete collegati con noi e che sono i nostri partner dell'iniziativa. Quindi in realtà noi agiamo a livello territoriale, ogni Europe Direct è di riferimento per il proprio territorio. Chiaramente nel caso di questo partenariato che abbiamo creato per questo webinar, quelli di riferimento sono Toscana, Basilicata, Sicilia e Lazio. Diciamo che io avrei finito perché non voglio. Ah, non devo dirvi alcune informazioni, ecco, stavo dimenticando una cosa importante, alcune informazioni tecniche. Per quanto riguarda l'attestato di partecipazione, lo riceverete una settimana dopo l'evento. Vi sarà inviata una mail da parte dello staff e dopo aver ricevuto questa mail dovrete compilare il questionario di valutazione e poi solo dopo potrete scaricare questo certificato di iscrizione all'evento. Questo appunto, un'altra cosa importante è che sulla pagina che avete utilizzato per registrarvi all'evento, dopo il webinar saranno disponibili sia le presentazioni di tutti i relatori, ma anche la videoregistrazione. Quindi potete fruirne anche in un secondo momento, oppure potete far girare questa videoregistrazione anche presso i vostri amici, colleghi.
parenti. Io diciamo che terminerei qui la mia presentazione, lascerei la parola al presidente dell'Eurodesk, Maggi, Ramon Maggi, al quale chiedo cortesemente di attivare sia il microfono che la videocamera. Grazie ancora a tutti gli Europe Direct partner dell'iniziativa. Buongiorno a tutti, mi dovreste vedere e pure sentire, dico bene? Mi date un cenno di conferma perché in questi casi. Perfetto, Sì, ti sentiamo benissimo. benissimo, quindi puoi andare avanti. Benissimo, allora io mi sono messo d'accordo con Ludovico, per cui a breve vi manderà lui un video introduttivo su che cos'è Eurodesk, così diciamo in un paio di minuti ci togliamo il problema di sapere che cos'è Eurodesk e cosa fa. È un video che ha a che fare con la precedente programmazione diciamo, europea sui giovani, ma che comunque mantiene esattamente le stesse condizioni, le stesse iniziative, perché come sapete il nuovo programma in realtà è basato principalmente su quello che è stato la programmazione 2014-2020. Per cui ecco, se è pronto Ludovico, mi pare proprio di sì, io direi che possiamo far vedere il video, dopodiché ho una breve presentazione per potervi dare alcune indicazioni su quelle che sono le politiche e i programmi per la gioventù che l'Europa offre ai giovani. Prego Ludovico, grazie. All young people in Europe play an active role in society. That they discover their talents and find their place in education and the labour market. And that they are able to build their own future and the future of Europe. In Europe, we agreed that youth policy is a national affair. However, the European Union also implements policies and programmes for young people and the youth sector, because cross-border cooperation offers unique opportunities. The European Union has developed two policy frames, the Europe 2020 Strategy and the European Youth Strategy. The Europe 2020 Strategy is a 10-year plan. The EU member states agreed to reduce the rates of early school leaving below 10%. The second objective is to ensure that at least 40% of 30 to 34-year-olds complete third-level education. In the European Youth Strategy, the member states established two ambitions. The EU creates more and equal opportunities for all young people in education and the labour market. And the EU promotes active citizenship, social inclusion and solidarity among young people. So what's in it for you in local youth work or youth policy in your municipality? Two things, knowledge and skills and money. European cooperation offers you the opportunity to learn from the knowledge and experience from colleagues in other countries by international research, European training courses, study visits, useful contacts and networks. And money? This is available in the EU grant programs. The most important EU programme for young people and the youth sector is Erasmus Plus. Erasmus Plus is the EU programme for education, youth and sport. The programme runs from 2014 till 2020 and offers opportunities for international exchanges, voluntary service and training. Other relevant EU programmes are the European Social Fund for projects focusing on job opportunities for all Europeans. The Europe for Citizens programme for projects focusing on European integration and citizenship, and the EU programme for employment and social innovation for projects focusing on the modernisation of employment and social policies. How do you get informed about the opportunities these programmes offer? How do you stay up to date with actual funding opportunities and international research? Contact Eurodesk, the European information network for young people and those who work with young people. Molto bene, grazie Ludovico per la collaborazione. A questo punto vi condivido lo schermo così posso iniziare la presentazione. Come sapete, il tema che affronterò in questi minuti è quello delle politiche e i programmi europei per i giovani. Avete già visto che cosa fa Eurodesk e quali sono i riferimenti.
si parlava del 2014-2020, chiaramente basta sostituire il settennato attuale, quello dal 2021 al 2026, per fondamentalmente 2027, per fondamentalmente sapere che le cose sono rimaste grosso modo le stesse. Cambiano però alcuni parametri. Quello che fa Eurodesk, quindi, dà informazioni e orientamento, diciamo, su quelle che sono la mobilità per l'apprendimento, cioè i programmi che riguardano i giovani nel campo dello studio, del volontariato e della formazione, poi li vedremo molto, molto velocemente più tardi, e le politiche per la gioventù, da cui discendono anche tutti i vari programmi. Le politiche per la gioventù hanno quattro hashtag, li vedete riportati qui, che vanno soprattutto nel caso dei giovani, del protagonismo, della partecipazione e, per quello che riguarda il Consiglio d'Europa, anche la codecisione. Ora, io direi di iniziare subito da quello che sono le politiche per la gioventù e iniziare da quello che sta facendo l'Unione Europea. L'Unione Europea nel novembre del 2018 ha licenziato quello che è il testo di base, che è la strategia dell'Unione Europea per la gioventù nel periodo 2019-2027, quindi tuttora in vigore, e che ha tre parole chiave su cui poi si deve muovere tutto l'architrave che ha a che fare con i programmi europei. Le tre parole chiave le vedete qui: sono mobilitare, collegare e responsabilizzare. Nel mobilitare si vuole cioè far sì che i giovani partecipino sempre di più alla vita democratica dei vari paesi e quindi dell'Unione Europea. Vogliono mettere in contatto i giovani in tutta Europa, perché uno dei problemi principali è che se i giovani non si parlano fra di loro è molto difficile che poi possano costituire massa critica per portare anche cambiamenti nel portare il loro apporto nel volontariato, nella mobilità per l'apprendimento e soprattutto in quello che è oggi uno degli elementi più importanti nell'educazione, che è quello della comprensione interculturale. L'ultimo livello, che è quello della responsabilizzazione, significa che ai giovani bisogna dare l'opportunità di prendere decisioni, di essere co-decisori in quello che riguarda le politiche che sono rivolte a loro e soprattutto nel cercare di innovare laddove già esiste o nel riconoscere laddove non esiste quello che è l'animazione socio-educativa, cioè il ruolo degli youth worker. Per fare questo, l'Unione Europea ha creato, sempre nel 2018, 11 obiettivi per la gioventù, i cosiddetti Youth Goals, li vedete riportati molto velocemente qui, e quello che sta facendo l'Unione Europea attraverso l'iniziativa che si chiama Dialogo dell'Unione Europea con i giovani, che segue il lavoro che si fa all'interno della Presidenza dell'Unione Europea, la famosa triade di paesi che per un ciclo di 18 mesi controlla il lavoro e l'avanzamento dei programmi europei. Il dialogo attuale, che è iniziato nella seconda metà del 2020 e terminerà alla fine del 2021, i tre paesi coinvolti li vedete in ordine di apparizione: Germania, Portogallo, attualmente Slovenia, che ha la presidenza dell'Unione Europea, si sta concentrando sul obiettivo numero 9, che era quello dello spazio e della partecipazione per tutti, vale a dire che tutti i Paesi membri dovrebbero lavorare insieme all'Unione Europea per far sì che i giovani abbiano non solo l'opportunità di partecipare, ma anche gli spazi e le opportunità per incontrarsi e per far sentire la loro voce. Passiamo adesso al secondo pilastro che si occupa di politiche per la gioventù, che è il Consiglio d'Europa. Immagino tutti sappiate la differenza fra Unione Europea e Consiglio d'Europa. Il Consiglio d'Europa ha 47 paesi al suo interno, quindi contiene tutta l'Unione Europea, ma neanche altri. Il Consiglio d'Europa ha una strategia che si chiama Strategia 2030, perché ha un obiettivo di arrivare fino a quell'anno nel settore della gioventù. Questa strategia ha quattro principali obiettivi che vedete riportati nella slide, che vanno dalla democrazia pluralistica, chiaramente laddove evidentemente in alcuni paesi dell'Est Europa non è ancora così sviluppata, l'accesso ai diritti dei giovani, sviluppare società pacifiche e inclusive, e il quarto punto, che poi si ricollega al terzo punto della strategia dell'Unione Europea, è quello dell'animazione socio-educativa. Vale a dire che sempre più in Europa è importante il ruolo dei cosiddetti youth workers, cioè di coloro che tutti i giorni lavorano a contatto con i giovani per dare loro il cosiddetto empowerment, cioè per dare loro l'opportunità di far sentire la loro voce, di partecipare a decisioni che li riguardano.
Su questo apro una piccola parentesi che per quello che riguarda l'Italia, perché l'Italia non ha un riconoscimento nazionale del lavoro per la gioventù, cioè non esiste un profilo professionale come youth worker. Si sta lavorando in alcune regioni per portare avanti questo tipo di concetto. Va però messo in evidenza una cosa molto importante. L'Italia ha una figura professionale che è quella dell'educatore per la gioventù, educatore socioculturale, secondo di come viene chiamato in diverse regioni, però il problema è che si parte proprio dal concetto di educazione, cioè qualcuno che educa qualcun altro, mentre il concetto dell'animazione socio-educativa è esattamente l'opposta. Non c'è qualcuno che educa, ma c'è qualcuno che cerca di far sviluppare ai giovani il loro potenziale. Ecco, in Italia quello che bisogna affrontare è esattamente questo livello, perché se si passa con l'idea che si deve educare i giovani invece che fargli esprimere il loro potenziale, significa fare una battaglia di retroguardia in Europa e soprattutto che non serve alle politiche per la gioventù. Il terzo livello è quello che vede insieme il Consiglio d'Europa e l'Unione Europea. Esiste un partenariato per la gioventù fra queste due strutture, questi due pilastri europei, e uno dei lavori che hanno fatto è quello di creare proprio un manuale sulle politiche per la gioventù. Come sapete, in Italia dall'ultimo governo, dei vari governi che ci sono stati dalle ultime elezioni, esiste un ministro, prima un sottosegretario, poi un ministro per la gioventù, ma da decenni in Italia non esiste una politica nazionale per la gioventù. Una politica cioè licenziata come legge dello Stato e quindi non come concessione del governo, comunque esso sia. Molto spesso sento dire, vabbè, ma fare le politiche per la gioventù, come si fa, dove si impara, dove... Esistono una migliaia di documentazioni, di documenti, strutture, magari alcune datate, per poter capire come fare politiche giovanili, soprattutto a livello locale. Questo, per esempio, che vi cito, è un manuale che è molto, utile per chi vuole sviluppare politiche giovanili, soprattutto a livello locale, diciamo un macro livello come quello regionale, perché, è basato sul fatto che bisogna, diciamo, non solo fare teoria, ma soprattutto mettere la teoria in pratica. Se uno non sa come fare, ecco, basta che si rivolga a queste strutture per avere informazioni e anche idee. Ma addirittura, come dire, siamo un pochino anche più avanti rispetto a quello che riguarda la partecipazione giovanile. Spesso la partecipazione giovanile a livello locale o anche nazionale, se volete, è una partecipazione di tipo consultivo, cioè esistono i consigli per la gioventù, i consigli comunali dei giovani, cose di questo genere, dove i giovani al massimo sono consultati, si dice cosa ne pensi e poi la decisione viene presa da qualcun altro. Ecco, in realtà in Europa esistono già, come vedete da questo documento, nuove e forme innovative di partecipazione nel processo di decision making. Anche lì non è necessario che se un ente locale o anche se a livello nazionale volesse finalmente dotarsi di una politica nazionale, partire da quello che già non esiste più in Europa. Si potrebbe già partire da un livello molto più avanzato, che tra l'altro tiene conto anche dei livelli che ci sono a livello europeo dopo il Covid, quindi che utilizzano molto anche il livello online, per cercare di avere una partecipazione sempre più forte, ma anche sempre più moderna. Sulle politiche finisco semplicemente per ricordarvi due elementi che sono importanti, che sono le attività che organizzano queste due strutture a livello europeo. Una è la Settimana Europea della Gioventù, che viene svolta ogni 2 anni. È stata svolta nel 2020 in forma online, nel 2022 si spera di farla tornare in presenza, è un'attività che coinvolge tutti i paesi dell'Unione Europea con attività sia locali che europee. E l'altro invece è l'evento europeo della gioventù che è organizzato dal Parlamento europeo a Strasburgo insieme al Consiglio d'Europa e fondamentalmente anche questo si svolge ogni 2 anni in alternativa alla Settimana Europea della Gioventù, si è svolto nel 2020 e 19 in presenza, nel 2021 che quest'anno si svolgerà in online e si spera dal 2023 di farlo tornare a livello locale. L'ultima cosa che vi voglio dire riguardo le politiche, che nel recentissimo discorso sull'Unione che ha fatto la Presidente von der Leyen, è stato annunciato che il 2022 sarà l'anno europeo della gioventù. Ci saranno moltissime iniziative sia a livello europeo ma soprattutto a livello nazionale e locale. Ecco.
Qui speriamo di poter cooperare con il governo italiano per far sì che questo anno europeo della gioventù abbia un significativo ruolo di avanzamento per la partecipazione giovanile a livello locale, regionale e nazionale, anche in Italia. Vado velocemente sulla mobilità per l'apprendimento, che sono i programmi in realtà che poi discendono dalle politiche che avete visto, e inizierei da quello più famoso. Avete appunto sentito nel video che si parlava del 2014-2020, qui vedete invece il 2021-2027. La prima, come dire, buona notizia è che il bilancio per questi 7 anni è pari quasi a oltre 28 miliardi in totale, che è quasi il doppio di quello che era stato stanziato precedentemente. La cosa di per sé potrebbe essere anche quasi normale, visto il successo che un programma come Erasmus Plus ha avuto tra i giovani, ma anche tra chi si occupa di istruzione, formazione, volontariato e mobilità. Il fatto più importante, più eclatante, è che questo raddoppio dei fondi è avvenuto proprio durante il 2020, quando in pieno Covid il problema vero era far ripartire l'economia e i soldi, tra virgolette, dovevano andare tutti per far sì che l'economia fosse il più rapidamente possibile rimessa in gioco. Ecco, nonostante ciò, la Commissione, insieme agli Stati membri, non tutti per dire la verità, ma la maggior parte degli Stati membri, ha voluto il raddoppio dei fondi perché ritiene essenziale che i giovani possano continuare questo tipo di attività. I temi principali su cui si basano poi i progetti che vengono sviluppati, li vedete riportati qua, vanno dall'inclusione sociale, sostenibilità ambientale, fino alla promozione della partecipazione, che è un elemento chiave per tutti i prossimi 7 anni. Gli ambiti principali in cui si muove Erasmus Plus, li vedete, sono la scuola, l'università, la gioventù, l'educazione degli adulti, lo sport e Jean Monnet, che è un programma di scambio a livello universitario. Ecco, questi ambiti sono chiaramente definiti poi all'interno dei programmi. La cosa importante da capire però è questa, vedete in basso a destra del vostro schermo, a sinistra, scusate. È che il target di questi 28 miliardi di investimento è grosso modo stimato nel 10% dei giovani europei. Qui apro una velocissima parentesi per capire cosa vuol dire questo numero. Vuol dire che con i soldi a disposizione l'Unione Europea dice io posso far muovere tra uno Stato e l'altro il 10% degli europei, dei giovani. Il che vuol dire che il 90% dei giovani europei non potrà accedere a questi fondi, non perché non vuole l'Unione Europea, ma perché i fondi destinati sono quelli. E dall'inizio dei programmi europei, l'Unione Europea, la Commissione in particolare, ha sempre detto agli Stati membri: se credete in questi programmi, dovete fare in maniera tale che la percentuale dei giovani che partecipa a questi programmi sia molto maggiore. E per farlo dovete mettere risorse nazionali per esempio, raddoppiare il numero di giovani di ciascun paese. Ora, pochissimi paesi l'hanno fatto. Quei pochi paesi che l'hanno fatto sono quei paesi stranamente che poi dal punto di vista dell'economia, della facilità di trovare lavoro, di avere opportunità, sono quelli più avanzati anche per i giovani. Ecco, una delle cose che dovrebbe fare l'anno europeo della gioventù in Italia è convincere questo governo, anzi in realtà lo Stato, a promulgare una legge sui giovani che consideri il raddoppio dei fondi europei per la mobilità, per l'apprendimento dei giovani, come uno degli elementi di qualità di questo tipo di legge, perché altrimenti sarà sempre una piccola elite di giovani che potrà partecipare ai programmi. Come funziona il programma? Non entro nel dettaglio, ma semplicemente per ricordarvi che ci sono tre azioni principali, le cosiddette key action: una che riguarda la mobilità, una che riguarda la cooperazione, una che riguarda il supporto alle politiche di cui abbiamo visto prima. Il 70% dei fondi va per la mobilità, il 30% per cooperazione politica. Quindi è chiaro che Erasmus Plus mette l'accento proprio sulla mobilità dei giovani, come ovviamente deve essere. In Italia, per chi non lo sapesse, il programma è gestito da tre agenzie, storicamente è sempre stato così: una si occupa di scuola, università e educazione adulti, l'altra di istruzione e formazione professionale, e la terza di gioventù, che in ordine inverso sono l'Agenzia Nazionale per i Giovani, l'INAP e INDIRE. Basta andare sui siti di queste tre organizzazioni per avere informazioni. Se volete imparare a progettare all'interno del programma Gioventù, l'Agenzia Nazionale per i Giovani ed Eurodesk organizzano le cosiddette palestre di progettazione, dove è possibile approfondire i temi che riguardano come si fa un progetto e come si gestisce anche eventualmente il progetto approvato. Basta andare sul sito dell'Agenzia Nazionale o quello di Eurodesk per iscriversi alla palestra, sono totalmente gratuite e sono previste
per adesso fino alla fine del 2021 e un nuovo calendario sarà poi messo in piedi anche per il 2022, chiaramente in corrispondenza delle varie scadenze sul programma. Vado velocemente a un altro programma che si occupa di mobilità, che è il cosiddetto Corpo Europeo di Solidarietà, nato anche questo su iniziativa dell'ex Presidente della Commissione dell'Unione Europea, e ha 1 miliardo di euro di dotazione, anche uno slogan che in inglese è The Power of Together, che in italiano è stato tradotto come Di più insieme, e ha uno scopo molto semplice: dare a tutti i giovani fra i 18 e i 30 anni l'opportunità di contribuire, come vedete, a fare attività per costruire una società più inclusiva, aiutare chi è più vulnerabile e rispondere a problemi sociali. Non mi dilungo, ma giusto per darvi un'idea di quali sono le attività, ci sono due grandi, diciamo, settori di attività. Uno sono i progetti di volontariato all'estero, quindi il giovane va all'estero a fare volontariato, che può andare da 1 mese fino a 12, quindi è molto ampio come opportunità. L'altro sono invece i progetti di solidarietà a livello locale, che non richiedono in alcuni casi neppure un partenariato internazionale per essere organizzati. La cosa importante però da capire per chi vuole partecipare, per i giovani che vogliono partecipare, è che è necessario registrarsi al portale europeo del Corpo Europeo di Solidarietà per poter poi accedere alle opportunità. Anche su questo tipo di informazioni è possibile partecipare alle palestre di progettazione che vi citavo prima, perché alcune sono dedicate proprio al Corpo Europeo di Solidarietà. Un'altra innovazione che è stata iniziata nel 2018 con grande successo è stato il progetto, l'iniziativa che si chiama Discover EU, cioè Scopri l'Unione Europea, che sono biglietti di viaggio in treno, che ovviamente durante il periodo pandemico è stato fermato per le ovvie ragioni, ma che sta per ripartire. Ci sono ben 60.000 biglietti di viaggio in treno, gratis, disponibili ai giovani che parteciperanno a un piccolo concorso online, in cui serve veramente una bassa media cultura sull'Unione Europea, e diciamo che servono fondamentalmente per muoversi, per scoprire l'Europa vedendola con i propri occhi. C'è un'unica limitazione, che diciamo ovviamente ha a che fare con il progetto stesso, e che è destinato solamente a coloro che compiono 18 anni. Siccome è stato fermo il programma, l'iniziativa per il Covid, in realtà i diciottenni del 2019-2020 potranno partecipare. Per saperne di più, per capire esattamente come fare domanda, dove iscriversi e quindi poi utilizzare l'eventuale biglietto vinto, il 6 ottobre dalle 16 alle 17 ci sarà un evento a livello europeo in cui sarà presentato l'iniziativa, anche per sapere, diciamo, più informazioni su come partecipare. Ecco, per avere informazioni su dove andare, basta andare sul portale europeo della gioventù o sul sito di Eurodesk o sul sito dell'Agenzia Nazionale per i Giovani per avere l'accesso a questo webinar online e quindi poi capire come partecipare. Ci sarà una finestra di partecipazione piuttosto ristretta, circa 1 mese, che dovrebbe iniziare dal 12 di ottobre. Quindi, diciamo, chi è interessato, chi ha degli amici o figli o parenti che hanno 18 anni, che hanno compiuto 18 anni nel 2020, ecco, diciamo, sappia questa informazione perché poi i biglietti chiaramente vanno via di solito molto molto velocemente. Finisco con citare il programma di cui parlerà il collega Dario Manna, quindi non entro sicuramente nel dettaglio. Qui non bisogna avere 18 anni, ma averne come minimo 18 anni. È un programma che dà opportunità di impiego, tirocinio, apprendistato e supporti ai partecipanti durante la loro esperienza. È un'opportunità che si offre in tutti i paesi dell'Unione Europea, più Islanda e Norvegia. Ve la cito perché Eurodesk è uno dei partner di questa iniziativa in Italia e in particolare avrà il compito di realizzare 20 laboratori in 15 regioni italiane, coprendo quasi tutta la penisola, che sono laboratori di empowerment, cioè laboratori che servono a quei giovani interessati a fare questo tipo di esperienza, di acquisire, anzi di verificare prima le proprie competenze, la propria anche interesse, e a quel punto capire come utilizzare al meglio questo tipo di programma, che poi Dario vi illustrerà più nel dettaglio. Finisco molto velocemente con quello che fa Eurodesk rispetto a questi settori che avete visto. Noi ci occupiamo di informazione e orientamento, ci occupiamo quindi di contenuti e modalità dell'informazione e di intermediari e strumenti per l'orientamento.
Partiamo come informazione da quello che è stato uno dei risultati del Libro Bianco della Commissione europea, che nel 2001 ha lanciato la politica europea per la gioventù. Uno degli elementi più importanti che venne fuori da tutti i lavori di preparazione è che senza informazione non vi è partecipazione. Ecco, quindi l'informazione che Eurodesk propone, sia direttamente sia tramite la sua rete sul territorio, i contenuti che vengono pubblicati hanno queste tre caratteristiche: sono di qualità, sono veri, sono indipendenti. Anche se lavoriamo per la Commissione europea, non dobbiamo fare propaganda per la Commissione europea, ma soprattutto sono scevri di fake news, e che è una cosa di questi tempi piuttosto importante. Cerchiamo anche la modalità, diciamo, di fornire informazioni in maniera che sia semplice, completa e efficace. Lo facciamo sia appunto attraverso il web o i servizi telefonici, ma soprattutto attraverso la nostra rete, che è quella che sul territorio può fare la differenza tra sapere che esiste un programma e partecipare al programma. Sull'orientamento, vorrei terminare con questo proverbio africano che dice che l'uomo non può prendere due sentieri alla volta, che è una cosa molto importante, soprattutto quando si tratta di fare delle scelte. Sull'orientamento noi ci avvaliamo di due tipi di intermediari, che sono i professionisti dell'orientamento, che sono quelli presenti in tutta la nostra rete Eurodesk, ma anche nelle reti come Eurodirect, altre reti come Euroguidance, che si occupano di lavorare sull'orientamento sul territorio per quello che riguardano le opportunità che l'Unione Europea offre ai giovani. Ma noi cerchiamo di sviluppare anche molto il livello peer-to-peer, cioè giovani verso altri giovani. Lo facciamo con una serie di programmi, in particolare l'ultimo che abbiamo realizzato proprio durante la pandemia, come risposta anche per tenere attivi i giovani sulle tematiche europee, è quello dei PCTO nelle scuole, cioè l'alternanza scuola-lavoro, in maniera da formare gli ambasciatori europei giovani all'interno delle scuole, che poi possono lavorare anche sul territorio. E come strumenti per gli intermediari offriamo tutta una serie di guide che servono chiaramente per far sì che chi opera all'interno della rete Eurodesk abbia e sappia come fare per sviluppare tutte le potenzialità che gli strumenti che Eurodesk offrono a chi lavora in questo settore, e offriamo anche ai professionisti, sia i professionisti che sono pagati, ma anche tutti i giovani youth worker che, essendo magari non esattamente inquadrati come tale, ma lavorano professionalmente nel settore della mobilità, attraverso, per esempio, questo è un esempio, una rivista di politiche per la gioventù, o attraverso tutta una serie di seminari, workshop che facciamo sia online che speriamo presto anche offline, in presenza, che riguardano le potenzialità e le opportunità che l'Unione Europea offre a chi si occupa di politiche per la gioventù. Ok, io avrei terminato, credo di essere stato tranquillamente nei miei tempi, quindi passerei a questo punto Sì, la parola a Claudia. grazie mille Ramon per questo tuo intervento che ha comunque introdotto bene l'argomento e ha fatto un po' capire a livello cosa si muove a livello di Unione Europea, ma poi con un affondo su quelle che sono già delle prime opportunità che i nostri giovani possono utilizzare. Ti ringrazio moltissimo. Volevo soltanto ringraziare alcune classi che sono presenti, che in realtà sono collegate insieme con una videocamera perché lo racconto anche ai nostri colleghi degli altri Europe Direct. Diciamo come Formez noi forniamo assistenza tecnica alla regione siciliana relativamente al piano di comunicazione del Fondo Sociale Europeo e lì praticamente abbiamo organizzato un gioco che si chiama Edu Game, che è un gioco a quiz che poi prevede varie fasi, una fase di apprendimento, una fase di quiz, un ideario in cui si chiediamo agli studenti di esprimere la propria opinione e poi questo gioco termina con una caccia al tesoro dove i ragazzi devono andare un po' a ricercare quelli che sono i progetti cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo. Quindi alcune di queste classi sono presenti oggi al nostro webinar perché li avevamo invitati in quanto molto in linea col percorso che loro stanno facendo. Quindi vi saluto, benvenuti e ci fa piacere che siate anche qui oggi al di fuori di EduGame. Tra l'altro, una cosa che volevo anticiparvi è che noi pensiamo in forma ridotta di ripetere questo EduGame anche come Europe Direct Roma Innovazione e ci piacerebbe farlo diventare un po' una sfida tra le varie regioni. Quindi ci stiamo un po' ragionando su come questo gioco può diventare un gioco a livello nazionale. Grazie.
Ramon, quindi ora passiamo la parola all'avvocato Maggi, che come vi dicevo ci parlerà invece delle opportunità per i giovani in tema di mobilità lavorativa. In particolare ci presenterà questo programma che è l'EURES Target Mobility. Prego Dario, Eccomi la qua, parola buongiorno a ufficiale. tutti, buongiorno Claudio, grazie per l'invito, Raffaella, grazie Ramon per aver dato intanto un'introduzione a quello di cui andrò a parlare e buongiorno soprattutto ai ragazzi, insomma, spero di darvi delle informazioni che possano per voi essere utili. Dopo diciamo, l'introduzione, un'introduzione diciamo, su tutto l'universo europeo rivolto ai giovani, io invece vi parlo di lavoro. Vi parlo di un'opportunità molto importante gestita dall'Unione Europea per permettervi di fare un'esperienza lavorativa in un altro paese. Prima di tutto invece fare un po' di storia perché veniamo da lontano, nel senso che questi programmi di mobilità sono programmi che sono nati concretamente nel 2011. Era un programma rivolto a giovani 18-35 anni. Che abbiamo portato avanti come all'epoca provincia di Roma, città metropolitana di Roma, con un partenariato importante con il Ministero del Lavoro, l'ANPAL e altro. Quindi abbiamo proporremmo all'Unione Europea una modalità innovativa di farvi trovare lavoro all'estero. Piacque tanto l'idea, piacquero tanto i risultati, tanto che nel 2016 ci chiesero anche di fare un programma dedicato a quelli un po' più vecchietti, quindi a quelli sopra i 35 anni. E ha funzionato bene anche questa idea. Ok, nel frattempo, come citava anche Ramon, è nato anche un programma rivolto alla solidarietà, quindi sempre mobilità, ma in ambito solidale, e hanno funzionato molto bene che dal marzo di quest'anno esiste un grande programma europeo, che appunto si chiama EURES Target Mobility Scheme, che è rivolto a tutti, cioè da 18 ai 100 anni, come dico io. Quindi, insomma, se volete lavorare in Europa, avete una porta d'accesso che funziona perché viene da più di 10 anni di lavoro, oltre al fatto che la rete EURES ce n'ha più di 25, insomma. Quindi, insomma, è una rete strutturata che riesce a farvi trovare il lavoro giusto, coerente con quello con i vostri desideri. A me sempre piace partire dal perché, oltre che dalla storia, no? Quindi da dove veniamo e perché ci sono questi programmi. Il primo motivo è ovvio, cioè aiutare tutti i cittadini europei a trovare un lavoro in un altro paese dell'Unione Europea. E ovviamente il rovescio della medaglia è quello di trovare della forza qualificata, delle risorse umane alle imprese europee. E i motivi anche qui sono tanti, poi se porrete le domande che ci saranno potrò anche rispondere a questo. Ma ci piace dire anche che ci piace far circolare le persone, no? Quei piedi che vedete sulla sinistra dello schermo sono solo piedi, ma sono teste, sono conoscenze. Io chiamo l'osmosi di conoscenza. Il muoversi fa bene, il mischiarsi fa bene, migliora. E praticamente, ultimo motivo, ma last but not least, è quello di costruire ancor più la cittadinanza europea. Uno dei pilastri della costruzione d'Europa, citato da Ramon prima, è stato l'Erasmus, quindi il movimento dei giovani in ambito formativo. Con gli EURES TMS rafforziamo un altro pilastro della mobilità che è quello del lavoro, quindi andare a lavorare in un altro paese per poi magari tornare nel proprio o andare in un altro, insomma, circolando e mischiandoci si migliora sempre. Mi piace dire, c'è qualcuno che mi tocca le slide, ok, vado avanti. Anche qui, non per essere retorico, ma per darvi il perché, sempre il perché esistono questi programmi. Per voi che andrò a fare un'esperienza di lavoro in Europa, andare a lavorare e vivere in un contesto ultra differente è arricchente, cioè, quindi è una modalità anche di quello di scoprire il vostro talento, che è un po' una parola abusata spesso, ma il talento va anche stimolato e andare in una situazione non sotto casa stimola questo talento. Quindi io dico sempre che non si va all'estero con la valigia di cartone, come purtroppo hanno fatto i nostri antenati, ma si va all'estero per ragionare su se stessi e migliorare se stessi. Ma è una attività vincente anche per i datori di lavoro, perché da un lato trovano, per esempio, persone preparate che non trovano una propria bacino d'utenza territoriale, quindi hanno una possibilità di trovare lavoratori in tutta Europa.
Ma la possibilità che quel lavoratore non porta solo le proprie conoscenze, ma porta tutto il bagaglio di culture. Faccio sempre l'esempio del cuoco italiano che va a lavorare in Germania, che non porta solo le proprie abilità, ma porta il proprio territorio, quindi porta la mozzarella di bufala o i fichi d'India, oppure il formaggio d'Aleggio o il prosciutto di Parma. Quindi porta tutto il territorio, quindi c'è comunque un arricchimento anche per chi parte, anche per il territorio di partenza delle persone. Ma come dicevo poi anche prima, è anche un arricchimento per l'Unione Europea in quanto tale e anche per gli Stati membri, perché in questo modo c'è la possibilità di avere un servizio pubblico per l'impiego, di questo parliamo, efficiente a livello europeo. Quindi cos'è EURES-TMS? EURES è una grossa possibilità di avere un'agenzia per il lavoro pubblica che vi aiuta a trovare lavoro in un altro paese europeo. Vado un po' più avanti perché sono lungo, ed è un progetto incardinato con un partenariato molto importante. L'IDAPLICAT, il capoprogetto, è l'ANPAL, che è l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive, l'Agenzia del Ministero del Lavoro, e come vedete, Città Metropolitana di Roma e Carriera Lavoro, quella con cui collaboro io ormai da anni, è uno dei più importanti co-applicant, e c'è un partenariato composto, come vedete, da tantissimi organismi pubblici e privati che coprono sostanzialmente, oltre all'Italia, li vedete soprattutto a destra, ma importanti paesi europei. Questo ci garantisce, da un lato, la possibilità di trovarvi lavoro in vari paesi europei, dall'altro di fornirvi un'assistenza nei vari paesi europei di progetto. Cosa facciamo? Eroghiamo una serie di servizi. Dalla semplice, per modo di dire semplice, informazione a un servizio di capire bene quali sono i vostri desideri e quali sono le vostre potenzialità, a cercare di trovare offerte di lavoro coerenti con le vostre qualità e con le vostre capacità, quindi validare, trovare e validare datori di lavoro e offerte di lavoro in tutta Europa e soprattutto, ma non solo, avere anche dei finanziamenti specifici, quindi dei soldini che possono aiutare il vostro progetto di mobilità. Andiamo su chi può partecipare. Per quanto riguarda i candidati, sono tutti i cittadini dell'Unione Europea, più Norvegia e Islanda, che spesso si fa confusione, non fanno parte dell'Unione Europea, ma fanno parte di quello che si chiama spazio economico europeo. Comunque tutti, che abbiano una residenza in Unione Europea, o che abbiano un permesso di soggiorno di lunga durata, questa è una novità recente che ci fa anche molto piacere, che abbiano un'età maggiore di 18 anni e che abbiano un interesse per qualunque motivazione a muoversi, a spostarsi e avere un'esperienza di lavoro, apprendistato o tirocinio in un altro paese europeo. Andiamo alla parte delle aziende, quali datori di lavoro possono accedere a questa opportunità? Tutti, datori di lavoro pubblici, privati, piccoli, medi, grandi, che abbiano una sede legale negli stessi paesi, quindi o in Unione Europea o in Norvegia e Islanda, e che, cosa importantissima, garantiscano un'offerta di lavoro che sia minimo di 6 mesi. Quindi parliamo di un'offerta di lavoro vera, non un'esperienza importantissima di altro tipo. Oppure, nel caso di tirocinio, minimo 3 mesi. Quindi anche nel caso di tirocinio è comunque un'esperienza che va a essere arricchente per colui e colei che si sposta in un altro paese. I paesi importanti, i paesi sono tutti, possiamo trovarvi lavoro in tutti i paesi e in tutti i settori economici, non abbiamo nessun problema a trovarvi lavoro in qualunque cosa voi desiderate fare. È ovvio che vi sono i settori, così, come in Italia, così in Europa, che abbiano più fascino, più facilità, più offerte attive. E in questo momento vi do anche un quadro concreto sulle concrete opportunità. Abbiamo comunque sia un settore in cui c'è molta opportunità di lavoro in Europa, che è il settore della salute, quindi dagli infermieri fino ai chirurghi. E per quanto riguarda tutto ciò che è ICT, quindi Information Technology, quello è un altro settore in cui c'è tantissima richiesta. Il settore del turismo, che ha avuto causa Covid uno stop, un freno importante, ma sta rinascendo e riattivandosi con molta importanza, e il settore education. Abbiamo lavorato tantissimo tempo, per esempio, con molte scuole tedesche che cercavano educatori italiani per favorire l'inserimento degli italiani in Germania. Quindi anche il settore education è un settore che è molto molto attivo e molto, e con, molto, che mo che mo con molte possibilità in Europa. Cosa facciamo? Facciamo tutto ciò che può essere utile a voi per andare a lavorare in Europa. Quindi attività di
welcoming, come si dice in inglese, quindi di ausilio all'accesso al programma. Vi aiutiamo con dei workshop, con dei moduli online di formazione, a scrivere proprio il vostro curriculum, a partecipare a un'intervista, a un colloquio di lavoro, a rafforzare le vostre competenze. Diamo una serie di organizzare recruiting day, ce ne abbiamo uno la prossima settimana nel settore salute qua a Roma. Abbiamo praticamente tutto ciò che può essere utile per voi per trovare lavoro in Europa. Allo stesso tempo facciamo dei servizi specialistici anche per le aziende, quindi oltre a chiederle di partecipare al progetto, facciamo anche un lavoro di validazione dell'azienda stessa, grazie alla rete che vi dicevo prima, insomma, no? Quindi riusciamo a capire se quell'azienda è un'azienda seria e soprattutto riusciamo a leggere quella proposta di contratto e farvi essere sicuri che quel contratto sia un contratto scritto non solo bene, ma che tutela tutti quanti i vostri diritti. Last but not least, come si dice in inglese, vi parlavo dei contributi finanziari. Ci sono degli importanti contributi finanziari che vanno, possiamo pagarvi una volta che validiamo il vostro curriculum, una volta che il vostro curriculum si incastra bene con l'università dell'azienda, possiamo darvi dei soldini importanti per andare a fare un colloquio di lavoro all'estero, per migliorare la vostra conoscenza linguistica. Andate a lavorare in Irlanda, avete una conoscenza linguistica base, noi possiamo pagarvi un corso di lingua fino a 2.200 euro, quindi un importo anche importante per migliorare la vostra conoscenza linguistica. Vi spostate a vivere a Dublino? Vi diamo dei soldi, una tantum, per le vostre prime spese, quindi prima che riceverete il proprio stipendio potete pagarvi il biglietto aereo, l'accommodation i primi giorni e se avete una famiglia con voi possiamo anche darlo al doppio questo contributo. Quindi il contributo è di 1.540 per ogni candidato. Se il candidato si sposta con un proprio familiare, può avere 1.540 per due, che è un'altra opportunità anche di appunto, costruzione di progetto familiare. Ma possiamo anche darvi un'integrazione nel caso di tirocinio non è un compenso, come sappiamo, insomma, al denaro che vi darà l'azienda nel caso di tirocinio, e possiamo, in alcuni casi, gli infermieri è un esempio standard, aiutarvi a fare quello che a volte chiedono le aziende, avere un riconoscimento della qualifica nella lingua e nel paese di destinazione, anche qui fino a 440 euro. Lo stesso modo per i datori di lavoro. Come vi ho detto, tutti i datori di lavoro possono accedere al programma. Le piccole e medie aziende, cioè quelle che hanno meno di 250 dipendenti, possono anche chiedere un contributo di natura economica per la vostra assunzione, che diamo in questo caso direttamente all'azienda, ma in verità i veri beneficiari sono i nuovi lavoratori, perché l'azienda non può farci quello che vuole con questi soldi, ma può unicamente utilizzarli per aiutarvi a integrarvi in quel paese, in quell'azienda. Quindi costruiamo con l'azienda dei percorsi formativi e non formativi che possono farvi imparare la lingua tecnica, conoscere quel tipo di software che utilizzate nell'azienda, ma anche aiutarvi a trovare casa, a iscriversi al medico della mutua, quindi darvi tutta una serie di servizi che possano aiutare appunto l'integrazione su quell'azienda. Come si partecipa? Facilissimo. Dovete andare a questa pagina web, che è euresmobility.ampal.gov.it, poi le slide penso siano a vostra disposizione, quindi comunque avrete anche questi indirizzi, e scrivere il vostro curriculum. Scrivere il vostro curriculum vuol dire che dovete scrivere un vostro curriculum raccontandoci chi siete e dovete scrivere in lingua inglese, poi vi dirò i due motivi principali per cui scrivono in inglese. E quindi, una volta che scrivete il vostro curriculum, potete anche contattare un vostro advisor, che sarà il vostro po' consulente dell'aiuto in questo percorso di mobilità. E quindi in questo modo avrete sempre a disposizione la possibilità di aggiornare il curriculum, di avere un advisor, di essere coinvolti in progetti di formazione specifico per voi, e quindi noi potremmo trovare quel lavoro adatto a voi. Questi sono i contatti. Per entrare in contatto con noi, e a questo punto torno un attimo indietro e vi dico le due motivazioni per cui ho scritto in inglese. Il primo motivo è perché l'inglese in Europa è una lingua veicolare, è la lingua, un inglese europeo che è differente da quello che si parla in Gran Bretagna, un inglese che serve come fosse un esperanto europeo, la lingua che si usa per le comunicazioni di tutti i giorni. L'altro motivo è che la piattaforma ha un motore di ricerca automatico, quindi se voi scrivete nel vostro curriculum, appunto, tornando all'esempio di prima, che siete un cuoco, che vorreste lavorare in Germania, che avete un'esperienza o non avete esperienza in questo campo e vreste farla, il sistema ci aiuta a incastrare la vostra domanda con quell'offerta di lavoro europea che sia coerente con le vostre skill. Quindi i due motivi per cui va scritto l'inglese è questo qua. Ma noi vi aiutiamo nel caso in cui abbiamo
abbiate bisogno anche a scrivere in inglese. Non scriviamo il curriculum da zero perché crediamo che ci sia una necessaria implicazione da parte vostra nel scrivere, nel perdere del tempo, anche se non è tempo perso, nel scrivere un curriculum in lingua inglese, ma comunque siamo al vostro fianco nel farlo. Io chiudo qua per essere più breve possibile e sono qui tutta la mattina per vostre domande, riflessioni o dubbi. Grazie a tutti. Grazie mille, Dario. Volevo chiedere ai partecipanti se hanno qualche domanda sia su questa presentazione che su quella precedente. Se avete domande, mettetele nella chat che poi noi le riportiamo, al relatore. Ora abbiamo, grazie Dario, sei stato chiarissimo e hai reso anche la cosa abbastanza semplice, nel senso, a volte ci si spaventa come si fa a cercare un lavoro all'estero, invece mi sembra che non sia una cosa così difficile attraverso questo programma, perché basta compilare il curriculum, poi si può ricevere anche un po' di assistenza, quindi mi sembra veramente un'ottima opportunità per i giovani, almeno per tutti quelli che non vogliono anche continuare gli studi dopo il liceo, sanno che hanno già diciamo, uno strumento che possono utilizzare per cercare lavoro. Quindi grazie mille, ora passo la parola ad Antonino Imbesi. Antonino Imbesi è il coordinatore dello Europe Direct Basilicata. Se non sbaglio, Antonino, voi gestite moltissimi programmi Erasmus e quindi nell'ambito di questi programmi poi create delle opportunità per i giovani. E quindi ora Antonino ci presenterà quali sono queste opportunità. Prego, Antonino. Ciao Claudia, buongiorno a tutti. Sì, rispondendo alla tua domanda, gestiamo tantissimi programmi e in questo momento ne abbiamo quasi un centinaio in attuazione. Detto questo, abbiamo cercato di dare a questo incontro di oggi anche un taglio pratico, perché al di là delle informazioni su, i finanziamenti, su quello che si può fare per il lavoro, forse i ragazzi hanno più voglia di viaggiare, di fare attività che sono più adatte alla loro età, che li mettano in contatto con persone, diciamo, loro stesso target group. Per cui abbiamo identificato una serie di opzioni. Tante opzioni facenti parte ovviamente delle tante opportunità che abbiamo. Sono dei semplici esempi per capire che cosa si può fare. Ovviamente per chi di voi è interessato basterà che ci contatti, troverete poi dopo gli indicatori nelle slide. Allora, il primo è un seminario di contatto. Questo seminario di contatto si realizza a ottobre, quindi fra poco, dall'8 al 12 di ottobre, ed è si intitola Networking is Working, si realizza in Finlandia. I partecipanti durante il seminario conosceranno il lavoro quotidiano, i principi di una rete internazionale che è la rete ENIC, una rete che è nata nell'ambito del Consiglio d'Europa. Sono partner di questo progetto, come vedete, un grosso numero di organizzazioni che possono mandare, possono inviare fino a due componenti per organismi. Come vedete c'è anche Euronet, che è il centro Europe Direct Basilicata, per cui siamo a vostra disposizione se siete interessati a fare questa esperienza di rete internazionale e conoscere altri responsabili di organizzazioni che vogliono fare attività di livello europeo. Chiariamo come funziona. L'alloggio ovviamente viene fornito gratuitamente all'interno del progetto. Si è ospitati in cottage. I cottage sono da 4-8 persone e questa slide, non so per quale motivo, è troppo veloce. Dicevo, gli asciugamani e le lenzuola sono inclusi, quindi non è necessario portarseli con te, non sono disponibili camere singole, per venire chiara. Chiaramente, oltre all'alloggio viene fornito il vitto, in questo caso sia colazione, pranzo, cena, caffè anche. Per diete speciali, per chi dovesse avere per esempio delle allergie o delle intolleranze, bisogna indicarle nel modulo di registrazione. I partecipanti hanno diritto ovviamente ad utilizzare anche i collegamenti internet che sono disponibili, soprattutto nell'edificio centrale, perché essendo una struttura
questa dei centri giovanili della Finlandia è distribuita su vari cottage, di cui uno punto centrale che diciamo è quello dove è possibile fare le attività di gruppo. Andiamo avanti. Per quanto riguarda le spese di viaggio, le spese di viaggio sono ovviamente calcolate con il distance calculator e per quanto riguarda diciamo la nostra tipologia si caratterizzano a 360 euro perché siamo ad oltre 2000 km. E per cui chi parte da Potenza, ma ovviamente se voi doveste partire da un posto differente, potrebbe diminuire o aumentare il contributo viaggio. Si prega di notare che il rimborso sarà effettuato solo dopo che il partecipante avrà inviato la relazione finale nello strumento di mobilità e solo tramite pagamento bancario direttamente sul conto corrente del partecipante stesso. Il profilo dei partecipanti, come dicevo prima, devono essere giovani, giovani di età almeno di 18 anni, senza limite di età. E per partecipare, chi è interessato deve compilare il modulo di registrazione, di cui vedete in questo momento il link. Gli interessati chiaramente possono inviarci, la mail a euronetpz@gmail.com con indicando all'oggetto Contact Making Seminar Networking is Working e ovviamente riceveranno l'intero infopack che noi invieremo via email immediatamente dopo aver ricevuto la vostra richiesta. Dopodiché voi dovete semplicemente seguire le procedure indicate nell'infopack. Vediamo adesso un progetto di volontariato di cui ha parlato anche Ramon. I progetti di volontariato sono di diverso tipo. Noi ne abbiamo in questo momento uno molto particolare. Ho voluto mettere questo perché ci accingiamo al periodo, diciamo, autunnale ed invernale, veramente l'autunno è già iniziato, e ne abbiamo uno molto particolare perché è legato al periodo, diciamo, del Natale, dal 7 novembre al 17 dicembre, un gruppo di giovani si riunirà come squadra da tutta Europa a Kokkola, in Finlandia anche in questo caso. Ovviamente 7 e 17 sono i giorni di viaggio, presso Villa Elba, anche qui una struttura dei centri giovanili finlandesi. E quindi una struttura di quelle garantite, e in questo percorso i ragazzi verranno vestiti da elfi, lavoreranno come elfi per realizzare dei percorsi e realizzeranno delle attività per bambini. Le attività, appunto, sono quelle di diciamo, sviluppo di tutto quello che sono le attività del centro giovanile che vengono realizzate nel periodo del natalizio, e chiaramente a queste si aggiungono anche quelle di assistenza al personale, per cui si potrà essere chiamati anche a sviluppare attività di pulizie, per esempio. Si svilupperanno appunto questi percorsi di elfi nella foresta, perché accanto ai cottage c'è una bella foresta, e all'interno di questa foresta sono già predisposte in realtà le attività dei percorsi, ma vanno chiaramente arricchite di contenuti. Per quanto riguarda alcuni volontari, dovranno anche occuparsi della documentazione dell'intero progetto, quindi lavoreranno anche in ufficio e potranno utilizzare chiaramente anche le attrezzature multimediali di altissimo livello che vengono messe a disposizione da Villa Elba, questo per esempio per la registrazione di video o audio che potranno essere necessarie. Si faranno anche attività di costruzione di costumi o pianificazione di giochi oppure realizzazione di decorazioni natalizie. Vi ho messo un link al video del percorso che è già stato realizzato negli anni precedenti da precedenti volontari, giusto per avere una idea, poi chiunque di voi si scaricherà la presentazione potrà guardarselo con tranquillità. I volontari lavoreranno per 5 giorni alla settimana, per circa 35 ore settimanali,
L'orario normalmente è dalle 9 alle 16, compresa la pausa pranzo, però si possono avere ovviamente in caso di attività serali anche degli orari differenti, per esempio dalle 14 alle 20 o dalle 7 alle 14 nelle mattinate in cui si accolgono i bambini. Diciamo che chiaramente tutti, come in precedente, tutti i volontari sono ospitati in cottage e condivisi con altri ragazzi, quindi non ci sono chiaramente camere singole. I pasti sono serviti regolarmente nei giorni lavorativi, ma in alcuni giorni, per esempio in quelli diciamo di festa, in questo caso bisognerà provvedere da soli a potersi cucinare con le attrezzature che sono contenute, che sono già presenti all'interno del cottage. Chiaramente il cibo verrà messo a disposizione dal centro giovanile di Villa Elba. Il contributo viaggio, anche in questo caso, fa riferimento al distance calculator. Per noi è sempre, partendo da Potenza, 360 euro. Se si spende di meno, meglio. Se si spende di più, ovviamente la parte eccedente è a carico del partecipante. Il partecipante riceve anche un piccolo pocket money, un piccolo salarietto, una specie di paghetta che è di 205 euro per l'intero progetto, ossia di circa 5 euro al giorno, e sarà pagata in due parti in contanti durante il progetto stesso. Il profilo dei partecipanti è quello di giovani tra 18 e under 30, over 18 e under 30, che cercano ovviamente nuove possibilità, che vogliono sviluppare iniziative educative, ma possono anche avere problematiche di carattere economico, sociale o fisiche, possono anche avere non perfette conoscenze o competenze linguistiche, perché tanto le attività sono quasi tutte manuali, quelle che devono essere realizzate, in quanto bisogna sviluppare, come detto, dei percorsi da ELFO per tutti gli interessati. In questo caso potete mandare un'email a euronetz@gmail.com con, in questo caso, oggetto progetto di volontariato Health Around, e riceverete anche in questo caso l'infopack. Uno scambio giovanile. Lo scambio giovanile in questo caso è a Cipro, è dedicato al futuro del nostro pianeta, quindi diciamo riguarda il cambiamento climatico. Riunirà 36 partecipanti tra 18 e 30 anni di 6 paesi differenti: Regno Unito, Cipro, Grecia, Italia, Romania e Austria, chiaramente nel programma Erasmus+. Il progetto di scambio è relativo a 9 giorni, le date sono ancora da definire, ma a breve saranno definite, e si svolgerà appunto nell'isola di Cipro ad Agros. In questo caso, anche in questo caso, un partenariato abbastanza ampio: abbiamo organizzazioni dall'Inghilterra, da Cipro, dall'Austria, dalla Romania, dall'Italia, ovviamente Euronet, il Centro Europeo di Basilicata, e dalla Grecia. Gli obiettivi dello scambio giovanile sono ovviamente quelli di cominciare a pensare in maniera ecocompatibile, di capire le ecoabitudini, di rispettare il nostro pianeta, di fare quello che si può per promuovere la green economy e l'ecocittadinanza, partecipando anche alle azioni di volontariato e chiaramente per cercare di preservare la terra e il nostro futuro. Il contributo viaggio previsto in questo caso, sempre attraverso il distance calculator, è di 275 euro a persona. Vitto e alloggio sono ovviamente gratuiti e sono offerti dal partner di Ecolabs, che è l'organizzazione Youth Dynamics. In questo caso abbiamo la possibilità di inviare 5 giovani tra 18 e 30 anni più un leader senza limiti di età. Chiaramente i ragazzi possono anche avere ostacoli sociali, economici, geografici e culturali. Anche in questo caso potete mandare un'email con oggetto scambio giovanile. Poi abbiamo, ultima attività, un corso di formazione online. Cercherò quindi di restare nei tempi previsti. Questo è un corso di formazione che trovate sulla piattaforma themobility.eu. Sono disponibili 3 attività formative in più lingue: italiano, inglese, tedesco e rumeno. Le attività riguardano la formazione prepartenza in attività di volontariato, la possibilità di un rientro con successo che rielabora un po' tutti i contenuti appresi e li interiorizza, e poi la preparazione per i partecipanti negli scambi giovanili. Quindi sono 3 corsi di formazione veramente molto utili e davvero molto interattivi per chi voglia fare attività in questo campo. E anche in questo caso la partnership è molto ampia. Come vedete, ci sono organizzazioni rumene, Italia c'è sempre Euronet, inglesi e anche dall'Austria.
Gli obiettivi, chiaramente, è quello di creare attraverso questa piattaforma un ambiente di formazione innovativo e pratico, perché troverete sia video sia giochi da sviluppare per poter capire come si sviluppa un'attività di carattere internazionale relativa ai giovani. La piattaforma, ovviamente, è molto interattiva, consente anche ai partecipanti di poter colloquiare e lavorare insieme alle stesse attività, quindi li aiuta a prepararsi e a diciamo, comprendere meglio come si sviluppano le attività giovanili all'estero. Per accedere ai corsi, come dicevo, bisogna andare sul sito themobility.eu e chiaramente registrarsi. In questa maniera il corso permette di ottenere tre differenti certificati, se ovviamente si partecipa a tutti e tre i corsi. E in questo caso questi documenti, che ovviamente sono documenti ufficiali del programma Erasmus+, consentono anche un utile riconoscimento delle proprie qualifiche anche come operatore giovanile. Per iscriversi, come dicevo, basta registrarsi e poi utilizzare il proprio login e password per poter entrare. Una volta che si è accesso, si è acceduto ovviamente al programma, sarà possibile sviluppare i vari corsi e seguirli integralmente. In questa maniera, diciamo, è possibile sviluppare delle attività che permettono ai ragazzi di poter migliorare le proprie iniziative. Sono attività pratiche, sono a vostra disposizione. Chiunque di voi sia interessato può ovviamente scaricare questa presentazione dal sito e mettersi in contatto con noi, e noi a nostra volta faremo di tutto per farvi partire o per farvi partecipare a queste iniziative. Io vi ringrazio, se poi c'è qualche domanda, e ovviamente rimango a disposizione. Grazie a voi, credo di essere rimasto nei tempi. Sei stato brevissimo perché devo dire che tutti voi relatori siete stati molto bravi perché siete stati tutti nei tempi. Chiederei cortesemente all'avvocato Manna di apparire in video. Matteo, solo un attimo, ci dobbiamo ancora perché c'è una domanda. E cioè, si può compilare il curriculum per la mobilità lavorativa anche se si è minorenni? No, no, perché la piattaforma blocca all'età, anche per questione di dati o altro, quindi no, bisogna avere 18 anni compiuti. Ok, perfetto. E quindi poi c'è un'altra domanda, ma penso che non sia questo il webinar pertinente, e cioè se sono stati fatti dei passi avanti per la mobilità del pubblico impiego. Si può andare a lavorare in una pubblica amministrazione in un paese europeo? Che novità ci sono? Io non penso che non sia questo il webinar che possa dare questa risposta. Se però Dario hai sentito parlare di qualcosa in questo settore, ti prego, aggiornaci. Dipende che si intende per pubblica amministrazione, perché noi comunque abbiamo lavorato in mobilità presso università, ma anche presso scuole, e quindi pubbliche, ospedali pubblici. Ah. Quindi se pubblica amministrazione si intende l'importante universo mondo dei datori di lavoro pubblico, assolutamente sì. Se si parla, come può essere, di mobilità rispetto diciamo, all'amministrazione dello Stato. Non ricordo esempi in questi ultimi anni, ma comunque sia, esiste una potenziale mobilità europea, nel senso che anche i concorsi che si fanno qui in Italia sono rivolti comunque anche ai cittadini europei, ovviamente. Quindi lo stesso vale per i cittadini italiani che vogliono andare potenzialmente a lavorare in un altro paese europeo. Lì, ovviamente, in importanza poi è la lingua, perché bisogna conoscere Certo. giustamente qua, per andare a lavorare in un ministero italiano è necessaria una conoscenza della lingua a livello più alto, quindi al C2 o lingua madre, lo stesso sarà per andare a lavorare in un ministero francese. Però insomma la mobilità, diciamo, è in quel campo aperta, è possibile, anche noi come Eures TMS lavoriamo in progetti di mobilità di altri paesi. Perfetto, grazie. Abbiamo un'ultima domanda. Le iniziative presentate sono attive, Covid permettendo? Presumo che Questa sia forse rivolta, per Antonino. Questa. sì, ovviamente sono tutte attive, sono tutte in procinto di realizzarsi, sono a disposizione. Una di queste, avete visto, è online, quindi chiaramente anche esente da problemi di Covid. Tutte le altre sono completamente attive, e chiaramente per viaggiare è necessario rispettare le norme previste nei vari paesi, per cui
quelli che sono stati presentate prevedono semplicemente avere il Green Pass, perché Perfetto. sia Finlandia che Cipro accettano il Green Pass e chiaramente il Passenger Locator Form che va compilato prima di partire, generalmente 48 ore prima di partire. Perfetto, io ringrazio tantissimo i relatori che sono stati chiarissimi, che ci hanno presentato delle opportunità operative che possono essere di aiuto ai nostri utenti per cercare lavoro, per andare a fare delle esperienze all'estero. E ora lascio la parola a Matteo Sisto di questa associazione giovanile che si chiama Europiamo e che ci racconterà in che modo ora verremo divisi in gruppi di lavoro e che cosa faremo all'interno di questi gruppi di Eccoci lavoro. qua, grazie Prego Claudia, Matteo, ora prendi tu in vi mano. ruberò solamente 2 minuti per raccontarvi un attimo cos'è Europiamo e come funzionerà questo momento. Europiamo, come è stato detto oggi, fondamentalmente è un network a livello italiano che va a mettere in pratica uno dei concetti che sono stati raccontati oggi da Magi all'inizio della conversazione, ossia il sistema della codecisione. All'interno della nostra associazione i giovani sono effettivamente coloro che prendono le decisioni e che guidano un po' l'associazione nel suo lavoro, nel fare le cose interessanti. Siamo un network italiano, siamo impegnati su un progetto a livello italiano che fa parte dei vari progetti che sono stati presentati oggi. Fra cui uno dei più interessanti è un progetto K3 di dialogo fra i giovani decisori politici, ma non vi voglio tediare troppissimo su Europiamo, ci conoscerete nel tempo, potete trovarci sui social e quant'altro. Andiamo bomba su che cosa faremo ora. Dopo aver ascoltato tutte quante queste interessanti presentazioni e averci un po' aperto lo sguardo su quali sono le opportunità per i giovani che stanno venendo messe in campo dall'Unione Europea, andremo a discuterle un po' tutte quante assieme. Quindi ci sarà un piccolo momento di cambio di modalità, vorrei vedervi tutti quanti sul posto pronti a intervenire. Prima di cominciare questa attività volevo farvi fare un momento, veramente un secondo di icebreaker per appunto segnare il cambio di modalità. Penso che tutti quanti voi un po' abbiate capito come funziona la chat, quindi dovreste essere in grado di lasciarci un messaggio in chat. Vorrei, giusto per appunto cominciare a far partire il flow, chiedere a tutti quanti voi di mettere un contributo all'interno della chat, andando a scrivere il nome del paese che vorreste andare a visitare tramite queste opportunità o vorreste andare a fare volontariato. Quindi molto molto velocemente andiamo a fare questa cosa, vi prego di scriverlo nella chat pubblica. Mettete semplicemente il nome del paese in cui vorreste andare a viaggiare attraverso le varie opportunità europee che sono state presentate oggi. Ci prendiamo un paio di minuti per questo, intanto comincio a raccontarvi che cosa succederà. Verremo divisi in 4 stanze, gli 80 partecipanti che ci stanno saranno divisi in una stanza da 20 persone. Queste 20 persone saranno guidate da un facilitatore, ci stanno 3 facilitatori che vi aiuteranno e sono io, ci sta dei nostri membri di Europriamo abbiamo Stanislao, che vedete in video, e Giovanni Giacomino, detto Jack. E abbiamo anche uno special guest oggi che ci aiuterà, che però fa parte del team di Europe Direct, che è Ludovico. Vedo che stanno cominciando ad arrivare un po' di contributi, non fate timidi perché ci sarà da chiacchierare nel prossimo momento, quindi divertiamoci. Sappiate anche che questa parte verrà appunto documentata, quindi tutti i facilitatori andranno a prendere degli appunti e le vostre risposte, le vostre idee verranno inserite all'interno della piattaforma sulla conferenza del futuro dell'Europa. L'Unione Europea, come sapete, sta facendo tutta questa consultazione con i cittadini per andare a capire cosa deve essere il futuro dell'Europa. E all'interno della parte appunto giovani, del settore gioventù, ci sta sicuramente delle importanti, delle interessanti riflessioni che possiamo andare a fare insieme. Ok, ci stanno un bel po' di risposte che stanno arrivando, non so sotto il profilo tecnico come siamo messi, ma io direi che se le stanze stanno praticamente pronte, potremmo cominciare a muoverci, se no non ce la facciamo. Potreste solo ricordarmi a che orario preciso dobbiamo rientrare per la restituzione? Facciamo 11:20? Claudia? Scusa, parlavo senza attivare il microfono. Mi dicevi sì, 11:20, così che poi abbiamo 10 minuti per riportare in aula, i risultati dei gruppi di Sì, lavoro, va perfetto, bene? perfetto.
Ce la possiamo Sì, fare? ce la Ok, facciamo, non è perfetto. un problema. Ok, vedo tanta gente che vuole andare Scusami, Blu. in Irlanda, Spagna, Olanda, un bel po' di posti come al solito. Comunque la nostra Unione Europea è ricca di opportunità e ci possono dare l'opportunità veramente di andare un po' ovunque, anche fuori dall'Unione Europea, non so se ve l'hanno mai detto, questa è una parte divertente. Ok, io direi che se without further. Matteo, scusami, aggiungo solo una cosa, per motivi di connessione potreste uscire dalla piattaforma, una volta rientrati non venite reinseriti direttamente nel sottogruppo, quindi in plenaria scriveteci in chat o in qualche modalità diteci in quale sottogruppo eravate e vi reinseriamo il più velocemente possibile. Quindi tenete traccia del sottogruppo in cui siete inseriti, sono numerati in modo progressivo, quindi cercate di capire dal sottogruppo o sarà il facilitatore a dirvelo in modo tale che poi eventualmente possiamo rinserirvi. Se siamo pronti, datemi voi l'ok e aprirei i Direi di sì, sottogruppi. la Spagna ha vinto. Grazie Gianluca. Perfetto, allora avvio i sottogruppi, buon lavoro a tutti. All'interno del sottogruppo potrete attivare microfono e webcam e se necessario anche condividere. Grazie. Sì, grazie a tutti quanti le persone che hanno partecipato nella discussione, nel senso ci prendiamo questi 5 minuti finali giusto per dare un attimo una panoramica di quello che si è detto. Sfortunatamente nel nostro gruppo ci stava solo un giovane che abbiamo tempestato di domande, poverino, lo ringrazio tantissimo per averci dato le sue opinioni, i suoi contributi fondamentalmente. E uno dei temi importanti è quello della conoscenza, nel senso i giovani in Italia non conoscono queste opportunità. Perché non ci arrivano sotto alcuni punti di vista, nel senso la comunicazione che è stata fatta finora non ha funzionato in maniera efficace. Quindi uno dei temi importanti è quello di andare nelle scuole direttamente, si è proposto di andare a fare dei laboratori nelle scuole per informare i giovani di queste opportunità. I giovani fondamentalmente sono interessati a queste cose, soprattutto nella fascia 18-20, nel senso quando sono ancora un po' finendo la scuola e non sono oberatissimi dal lavoro o da altre cose, quindi questo è sicuramente uno dei punti. Chi ha fatto questa tipologia di esperienza ci è arrivata in maniera autonoma più delle volte, o almeno Giuseppe ci ha raccontato questa cosa, che ha visto questa opportunità a cui ha partecipato sui social e è stato bello in particolare per lui la possibilità di andare a parlare di un tema importante come il razzismo con tutti quanti dei ragazzi di altre culture, nel senso essere in un differente ambiente. È importante fondamentalmente anche sotto profilo degli ostacoli, due degli ostacoli che sono stati menzionati sono diciamo, il parere dei genitori in alcune situazioni, soprattutto con le fasce di gruppi più giovani, e la difficoltà della lingua. In Italia non si studia o comunque non si pratica in maniera efficace la lingua inglese e i nostri giovani hanno sempre un po' timore nell'andarsi a raffrontare, a rapportare con giovani di altri paesi per questa barriera linguistica. Passo la parola agli altri facilitatori se vogliono velocissimamente andarci a raccontare un po' che cosa è avvenuto nella loro stanza. Chiamo il nostro Jack Giacomino. Jack, vuoi dirci due parole? Sì, se mi sentite. Mi sentite? Sì, forte e chiaro. Fate due pollicioni in su se mi sentite. Perfetto. Allora, Molto bene. nella mia stanza anche noi non avevamo un gran numero di giovani, però avevamo la mitica Alessandria, che a cui va tutto il mio ringraziamento, e la classe quinta. Alessandra ha partecipato a un Erasmus Plus in Serbia, che è un paese partner dell'Unione Europea, che può partecipare a queste progettazioni. Come aveva detto precedentemente Matte, non solo i paesi dell'Unione Europea possono partecipare ai progetti, ma ci sono anche Ucraina, Azerbaigian, Armenia, Georgia, Serbia, Macedonia e qualche altro paese. Quello che è emerso nella nostra stanza è anche il fatto che non molte persone conoscono gli Erasmus Plus e molti che conoscono gli Erasmus pensano che esista solo l'opportunità di Erasmus Studio, che è quello che di solito viene applicato durante l'università, di vado 6 mesi, un anno a studiare all'estero, a Madrid, a Valencia o in qualche altro paese europeo.
In realtà ci sono diverse opportunità. Alessandra, per esempio, ha partecipato a quella in Serbia ed è molto interessata a quella a Cipro, sia per l'ottima esperienza che ha avuto in Serbia, sia per la tematica trattata. Ogni Erasmus Plus, peraltro, è una tematica diversa e quindi può essere interessante a seconda della tematica, ma secondo me, anche se la tematica magari non si conosce troppo, buttarsi in una di queste esperienze può essere un'iniziativa. In generale, poi, è sempre emerso il fatto che si debba puntare sulla formazione, sul fatto di potenziare queste opportunità europee, ma soprattutto potenziarne la conoscenza. E poi comparsa anche una domanda sul Regno Unito partecipa a questi programmi. La risposta di Claudia, che ringrazio ancora, è stata molto delucidatoria. Per ora sì, perché le vecchie progettazioni approvate prima della Brexit sono ancora attive, causa ritardi del Covid e altre motivazioni. In futuro non si sa. Comunque l'invito è quello di non andare solo a pensare ai grandi paesi come la Francia, l'Inghilterra, la Spagna, ma anche andare a visitare paesi più piccoli come, non so, l'Ungheria, la Bulgaria, la Romania o il Portogallo dall'altra parte, Cipro, Malta. Ci sono diverse opzioni. Ho finito, vostro onore. Ti Passiamo rilancio la parola, la Matte. parola direttamente a Stani. Stani, velocissimo, in 1 minuto o 2, che cosa è successo nel tuo gruppo? Stani, non ti sentiamo, non so se c'hai il microfono aperto o meno. Stavo dicendo, nel mio gruppo siamo stati circa 10-15 persone, purtroppo non so se da voi è successo lo stesso, non ci siamo né potuti vedere né sentire per problemi di videocamera e quant'altro, però comunque i ragazzi hanno dato degli spunti interessanti. Anche da noi si ravvisa la mancanza di informazioni circa i programmi, tutti sono molto interessati a partecipare, ma non ne sono abbastanza informati. Alcuni devono, il prossimo mese partiranno per questi programmi Erasmus, altri hanno rifiutato da amici e conoscenti che hanno privato. Un'altra persona ancora ha proposto un'idea interessante, ma secondo me è un po' difficile da attuare, una sinergia pubblico-privata per quanto riguarda i programmi di mobilità lavoro, l'EURES praticamente. Questi sono stati i maggiori spunti, cioè che i ragazzi sono poco informati di queste attività, cioè si fa poca formazione e informazione, alcuni hanno partecipato e parteciperanno ed altri hanno lanciato quest'idea. Grazie mille, Stani. Tipo nel frattempo ho Concisissimo. anche fatto un piccolo documento Word con cui hanno dato risposte cancellando i nomi per mantenere l'anonimato. Se volete lo giro. Sì, dopo ci pensiamo noi su questo. E, ci stava pure Ludovico che stava facendo l'altro facilitatore. Ludo, Eccomi se vuoi, Matteo. vai pure. Guarda, volevo dare intanto buongiorno a tutti, un'ultima visione sul nostro gruppo. Hanno parlato principalmente due persone. Le altre purtroppo hanno avuto problemi di connessione, ma ci hanno scritto all'interno delle varie chat. Sicuramente è stato importante lo scambio che abbiamo avuto, ne abbiamo parlato di quanto siano efficaci questi programmi e da canto di tutte le persone che l'hanno utilizzati c'è stato un problema di informazione alla base e di scarso, diciamo così, impegno da parte degli uffici preposti per coordinare tirocini, bandi Erasmus, che sono però delle università italiane. Invece, sia per quanto riguarda la disponibilità dei fondi che le semplicità di utilizzo poi delle piattaforme europee deputate a questi scambi internazionali, nessuno ha ravvisato grandi criticità. C'è stato Alessandro, c'è stata Giulia, che ringrazio. Anche perché siamo stati più volte fermati da qualche problemino tecnico, ci hanno raccontato anche delle loro poi conoscenze su vari altri fondi a cui potrebbero partecipare. Un grande problema è stato quello delle spese di viaggio che talvolta non vengono sostenute da nessuno se non dai diretti interessati e dell'informazione su tutti, perché molti non conoscono delle opportunità
fondamentali come quelle che abbiamo presentato e come quelle che poi sono presenti all'interno dei vari bandi a livello europeo. Io ho detto questo, vi ringrazio, ripasso la parola a te, Matteo, in chiusura e ti saluto. Grazie, grazie, grazie mille Ludovico, nel senso sempre ottimi spunti da questi gruppi. Io direi che la nostra parte sta giungendo a conclusione, rilascio la palla a Claudia e agli altri organizzatori se vogliono concludere. Grazie mille per la discussione nei gruppi. A presto. Sì, il tempo è scaduto. Allora, colgo l'occasione per ringraziare Europiamo per questo contributo. Ci ha fatto molto piacere collaborare con voi. Era la prima volta che facevamo un'attività insieme e speriamo che sia il primo di una lunga serie, perché noi vorremmo lavorare sempre di più con i giovani. E voglio solo fare una velocissima conclusione. Mi sembra di capire da tutti i contributi dei nostri moderatori, che uno dei problemi fondamentali è l'informazione, quindi bisognerebbe far circolare meglio l'informazione su questi strumenti. Allora, a parte che noi come partner di Europe Direct, tutto il partenariato si impegnerà a far circolare ancora di più a livello territoriale questo tipo di informazione. Però ecco, questo potrebbe essere una delle cose che potremmo far emergere alla Commissione europea, e cioè che questi strumenti sono ancora non molto conosciuti a livello territoriale. Mi sembra di capire che sia questo un po' il punto fondamentale. Accolgo anche l'invito sempre di alcuni moderatori sul fatto di utilizzare questi strumenti anche per andare a conoscere i paesi meno noti dell'Unione Europea, anche perché a volte proprio in questi paesi ci sono anche più opportunità, perché casomai hanno bisogno di più di manodopera qualificata oppure di lauree specialistiche, e quindi non pensiamo, quando parliamo di mobilità, sempre a Francia, Spagna, Regno Unito, Irlanda, ma invece prendiamo in considerazione anche quelli che sono i paesi meno noti. Io vorrei chiudere qui, ringrazio ancora tutti gli Europe Direct che hanno collaborato all'iniziativa, ringrazio di nuovo Europiamo, ma ringrazio anche tutti i relatori che hanno contribuito a questa giornata. Io spero che voi siate stati contenti e buona giornata a tutti.